Il mio intervento che mi è stato dato come contenuto è parlare così in generale, perché chiaramente la materia richiederebbe tempi ben più lunghi, sia dell'aspetto che riguarda in particolare il testamento che del testamento digitale, cui darò alcuni cenni. Perché si parla di testamento? Si parla di testamento perché? Perché se una persona non fa testamento, la successione viene regolata in base alle norme del codice civile come successione legittima, cioè vale a dire ci sono tutta una serie di casistiche a seconda di quelli che sono gli eredi con attribuzione di una parte del patrimonio a seconda del soggetto che diventa beneficiario della mia eredità, partendo dai parenti più vicini fino a quelli più lontani, perché oltre, sappiamo che oltre un certo grado, del sesto grado, si devolve allo Stato. Quindi il testamento è l'unico strumento, l'unico atto che la legge riconosce per poter disporre delle proprie sostanze per un periodo in cui una persona avrà cessato di vivere, destinando l'eredità a una parte di essa, privilegiando alcuni e non altri, cioè praticamente consente la libera espressione, ancorché in termini quantitativi e non qualitativi, delle proprie volontà. Il testamento quindi consente di poter devolvere la propria eredità in base a determinati parametri che il testatore stabilisce, ma consente altresì di poter utilizzare quella che è chiamata la quota disponibile, che senza il testamento non si potrebbe utilizzare. Sappiamo che in Italia, che ha un impianto successorio che deriva ancora dal diritto romano, è data grande enfasi, a quella che è la figura degli eredi legittimi. Cioè non si possono in Italia diseredare le persone, si può limitare la loro eredità utilizzando una quota disponibile a favore di una o anche di terzi e non di altri. Quindi il testamento consente anche questo. Quindi è l'unico atto, dicevo, perché? Perché in Italia non è possibile utilizzare, in base all'articolo 458 del codice civile, utilizzare i cosiddetti patti successori. I patti successori, con l'unica eccezione del patto di famiglia che ha caratteristiche particolari, ma che non rientra nella tematica di oggi, quindi su questo tralascerei. Patti successori, cioè praticamente cosa significa? Significa che è nulla ogni convenzione con cui taluno, un determinato soggetto, dispone della propria successione, oppure ogni atto con cui taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o rinunzia ai medesimi. Questi patti successori possono essere o di tipo costitutivo o istitutivo, quando uno dispone della propria successione, possono essere dispositivi, dispone di un'eredità non ancora aperta, i cosiddetti pacta corvina, tanto per usare un'espressione giuridica derivante dal latino, o rinuncia alla medesima, patti abdicativi. Questi non sono consentiti in Italia, anche se delle piattaforme di studio prevalentemente promosse dal notariato hanno chiaramente fatto pressioni perché si arrivi a una, poi il notaio che mi seguirà potrà essere più preciso su questi aspetti, per arrivare a una riforma in questo senso e consentire perlomeno nel tempo una possibilità di attuare i cosiddetti patti abdicativi. Però oggi come oggi non è possibile disporre della propria successione se non con testamento. Allora, per disporre del proprio testamento significa mettere in atto o degli atti di natura patrimoniale, ma anche atti di natura etica e religiosa, che non sono rilevanti magari sotto il profilo patrimoniale. A me è capitato tantissime volte di avere delle persone che hanno depositato dei testamenti olografi presso di me o li hanno consegnati al notaio, in cui non necessariamente questi aspetti vengono messi nello stesso testamento, possono essere anche messi in un atto separato. In genere, diciamo che le disposizioni testamentarie possono essere o a titolo universale, io istituisco uno o più eredi, che comporteranno i cosiddetti chiamati all'eredità, e una volta accettata l'eredità in modo espresso o tacito. Oppure a titolo particolare, i famosi legati con cui io dispongo di un determinato bene o di un diritto a un determinato soggetto, senza che quest'ultima debba accettarlo necessariamente in maniera esplicita. Che cosa cambia il legato al di là dell'aspetto particolare, cioè ad un soggetto lascio l'eredità piena, all'altro un legato? Dal fatto della responsabilità, perché nel momento in cui in una successione ci dovessero essere delle situazioni debitorie, il legatario non risponde se non col proprio bene dato.
come legato, mentre il chiamato all'eredità che accetta l'eredità, a meno che non accetti con beneficio di inventario, quindi si riservi di verificare quella che è la massa ereditaria, si verifica la cosiddetta confusione patrimoniale, cioè vale a dire se io non accetto con beneficio di inventario, accetto un'eredità, poi si scopre che questa eredità ha dei debiti, io ne devo rispondere nell'ambito della massa ereditaria e se la massa ereditaria non è sufficiente anche col mio patrimonio personale. Questo in senso generale. Siamo chiaramente su dei concetti di carattere generale che mi perdoneranno i consulenti che questi aspetti magari li conoscono, ma magari per certi altri non sono così scontati. Quali tipologie di testamento ci possono essere? Beh, sono di vario tipo. Diciamo che la formula più utilizzata è il testamento olografo, che è la formula anche più economica e riservata. Testamento olografo che è fondamentalmente un testamento che non richiede particolari criticità, se non il fatto che deve essere redatto con delle forme molto molto rigide, pena la sua nullità, cioè deve essere scritto di propria mano, non deve avere una sottoscrizione, una data alla fine, sottoscrizione non una sigla, che sono due cose diverse, non altrimenti se il testamento fosse scritto a macchina non è valido, cioè deve essere olografo, cioè scritto di mano propria. Addirittura la fotocopia di un testamento olografo non ha validità se non viene accompagnata anche con l'originale. Sono tanti i casi in cui si sono verificati, a me è capitato proprio un caso recentemente di un testamento apocrifo che era stato redatto da dei soggetti che erano stati diseredati, in questo caso non c'erano eredi legittimi, da una persona che ha fatto testamento e lasciato tutto a un ente morale, i nipoti non volevano diciamo accettare moralmente questa cosa e quindi in un certo momento è venuto fuori un testamento successivo a quello depositato presso di me, da me dato al notaio per la pubblicazione, in cui si è praticamente da una perizia è emerso che questo testamento era falso. Queste tutte cose che si verificano nella pratica. Cosa fare col testamento? Un testamento olografo, cosa è consigliabile? Certamente evitare di tenere un testamento olografo solo presso la propria abitazione, ma consegnarlo a una persona di fiducia che sarà obbligata poi a presentarlo al notaio per la pubblicazione o addirittura presentarlo al notaio in busta chiusa che lo riceverà come ufficio pubblico. Il testamento olografo è quello più utilizzato, però ci sono anche altre formule meno usate, ma che comunque ci sono. Il testamento pubblico, che generalmente viene fatto inevitabilmente presso un notaio, redatto da un pubblico ufficiale, dietro un compenso, con presenza di due testimoni, generalmente viene utilizzato nella prassi, non al 100%, ma spesso con persone che magari hanno delle problematiche di mobilità o hanno delle patologie di natura motoria o di altro tipo. E allora anche questo testamento viene utilizzato. Poi c'è il testamento segreto, che è un testamento che viene depositato in busta chiusa dal notaio, ma è poco utilizzato, che può essere scritto anche con mezzi informatici o non necessariamente a mano, purché sottoscritto alla fine dal testatore e con dichiarazione presso sempre il notaio, un'apposita dichiarazione che vale, io sono il testatore di questo testamento. Poi ci sono altre formule che sono quello speciale, utilizzato pochissimo in particolari situazioni di calamità naturali, tempo di guerra, a bordo di nave, magari c'è una situazione, una persona sta male in una crociera o in un aereo, allora magari viene redatto con una semplificazione con una persona autorizzata in tal senso a farlo in questa maniera qua. È un testamento, è un atto unilaterale, non necessariamente bisogna prendere un foglio bianco e scrivere il testamento, teoricamente si potrebbe anche scrivere in un'agenda, però io parto da un presupposto, cerchiamo di fare le cose fatte bene. Nel momento in cui una persona decide di redigere un testamento è meglio che si affidi a persone che sono esperte della materia e si faccia consigliare su come affrontare questo tipo di tematica, onde evitare poiché un domani imprecisioni o altre motivazioni possano inficiare e creare dei problemi agli eredi. È un atto che può essere in qualunque momento modificato o con delle postille nel testamento stesso, oppure redigendo ex novo un nuovo testamento che va a annullare
quello precedente, è un atto che deve essere fatto in maniera unilaterale, cioè non sono ammessi testamenti di natura congiuntiva, cioè fatto da più, da più persone, sarebbero nulli testamenti di questo tipo. Ecco, considerando che la persona che nel momento in cui non ha fatto il testamento segreto, non ha fatto il testamento pubblico, ha un testamento olografo, per la sua pubblicazione bisogna recarsi da un notaio di fiducia che farà la pubblicazione del testamento. Un'annotazione che mi sembra velocissimamente voglio dare, perché magari molti non ne sono a conoscenza: la redazione di testamenti è meno frequente di quanto uno non pensi. Addirittura, se no, dati a mia disposizione, che sono i decessi dell'anno 2017 sui testamenti pubblicati, con riferimento ai testamenti pubblicati nel 2018 nell'archivio, nel registro generale dei testamenti, comprende quei testamenti che sono stati fatti o pubblici o segreti o olografi, depositati dal notaio, ma dal notaio poi iscritti nel registro, è venuta fuori una percentuale che siamo intorno al 12%, cioè di testamenti redatti. Questo dal Registro Generale dei Testamenti per il 2018. Per la precisione, su 600, scusatemi, guardo il dato perché non sono sicuro, 649.000 decessi nell'anno 2017, testamenti pubblicati 79.596, pari a un 12,26%, di cui la maggior parte olografi. Se vogliamo anche considerare magari una serie di testamenti non olografi, non inseriti nel Registro Generale dei Testamenti, io credo che se stiamo attualmente, siamo nel 2021, non dovremmo superare il 20%. Poi magari mi conforterà il notaio successivamente, se anche a lui ritornano questi dati. Io sono aggiornato al 2018. Questo in linea generale per quello che riguarda il testamento. Se il moderatore è d'accordo, io passerei ad alcuni cenni su quella che è il testamento digitale. Cosa intendiamo per testamento digitale? Allora, la legge italiana non prevede a livello successorio delle norme specifiche per la cosiddetta eredità digitale. Non ci sono. È un fenomeno nuovo. Quindi noi dobbiamo ricostruire questo tipo di elementi che sono connessi all'eredità digitale e vedere in che maniera si collegano al testamento. Allora, cos'è l'eredità digitale? L'eredità ereditale, in senso lato, sono tutti quei dati, per esempio fruibili tramite internet o protetti da password, e informazioni che sono presenti nei dispositivi elettronici ciascuno, che possono avere sia carattere patrimoniale, contenuto patrimoniale, ma anche essere di natura personale o familiare, principalmente di carattere affettivo, magari senza valore economico, non so, foto, video o cose di questo tipo. Quali possono essere questi dati e queste informazioni? Non so, a caldo mi vengono in mente, non so, documenti informatici di testo, immagini, video, audio, archivi digitali, software, siti internet, password, username, chiavi informatiche, ebooks, corrispondenze, archivi elettronici, beni compravenduti online, account in rete protetti da credenziale, wallet relativi a criptovalute, dati generati da piattaforme social oppure sistemi anche di messaggistica. Diciamo, in generale, qualsiasi dato creato dal decuius, dal defunto, su cui lo stesso poteva avere un diritto di proprietà esclusivo ed assoluto. Questo in linea generale. Consideriamo che questi aspetti, che questa eredità digitale che può avere contenuto patrimoniale ma anche non patrimoniale, è importante anche sotto un profilo fiscale, perché nel momento in cui io vado a diventare chiamato l'eredità di un testamento di un patrimonio digitale, devo vedere come regolare questi aspetti. Ebbene, non possiamo presumere che questi beni possono essere inseriti nella famosa presunzione del 10%, no? Dove non viene fatto che riguarda beni, che riguarda gioielli, denaro, mobilia, perché qui siamo su un altro piano. Quindi bisogna distinguere tra quelli che sono i beni che hanno un contenuto patrimoniale e che avranno un loro valore, e da beni che tali non lo sono. Ecco, credo che anche qui
ci si dovrà confrontare su questi aspetti di natura fiscale, come nel momento in cui hanno un valore, come quantificarli e qualificarli. L'eredità digitale. Allora, il problema è questo, che oggi, non essendoci una, diciamo così, una normativa specifica, nasce al fatto che la persona, nel momento in cui decede, potrebbe non avere già consentito dei soggetti di poter accedere attraverso le sue credenziali a questi beni, a persone di fiducia. Quindi potremmo trovarci di fronte a dover chiedere al fornitore del servizio, all'account dove è presente il mio account, di mettermi a disposizione di questi dati. Però sappiamo che molti di questi rapporti che ci sono contrattuali tra la persona e questi fornitori di servizi sono molto personali e addirittura è successo che non hanno voluto in passato dare agli eredi questo tipo di informazione o di dato. Qui è molto importante sul tema una recente ordinanza del Tribunale di Milano del 10 febbraio 2021, che è intervenuto con degli eredi nel famoso caso Apple che avrete letto sui giornali. Cioè, in pratica un figlio che era un aspirante chef è morto in un incidente. In questo incidente i dati che lui aveva sul suo telefonino sono andati completamente distrutti. I genitori volevano creare un libro di ricette intitolato al figlio, per dare valore a quella che poteva essere l'attività del figlio. Benissimo, inizialmente la Apple si era opposta a questo tipo di richiesta. Il Tribunale di Milano è intervenuto dicendo che laddove ci sono delle ragioni meritevoli, familiari, meritevoli di protezione, in questo caso i dati devono essere messi a disposizione. D'altra parte, poi consideriamo che lo stesso regolamento europeo non fornisce delle previsioni in merito ai dati personali delle persone decedute, perché si limita a rinviare agli Stati membri la stesura di norme specifiche. E qui noi facciamo riferimento al codice della privacy, dove appunto al quale si è ispirato il Tribunale di Milano, dove è sancito appunto il principio della persistenza dei diritti oltre la vita della persona. Quindi laddove ci siano delle ragioni familiari meritevoli di protezione. Tutto ciò premesso, quindi, possono essere due i modi. Io posso disporre delle mie credenziali in che maniera? O chiedendole al soggetto, in maniera indiretta, al soggetto che me le ha, con cui il decuius aveva il rapporto, oppure avendole sotto mano, in quanto il decuius mi aveva già messo in condizione di poter avere queste credenziali. Cosa succede di solito? Succede che nel testamento è da evitare di mettere queste credenziali, perché il testamento viene reso pubblico e come tale non mi sembra il caso, ecco, di pubblicare dati di questo tipo. Qual è la soluzione più semplice e più pratica? Io mi sono trovato ultimamente con un caso del genere. Noi abbiamo disposto in un documento a parte queste credenziali, naturalmente con l'avvertenza che le password se cambiano vengano aggiornate, perché sennò ci troviamo da capo un domani in una successione. Abbiamo fatto un mandato post morte che è sequendum, cioè praticamente un negozio giuridico previsto dal nostro ordinamento che consente come modalità operativa di poter consegnare a una persona un compito puramente materiale o esecutivo per dare esecuzione a quelli che sono gli atti giuridici che erano stati predisposti dal decuius. Questo, non essendo pubblico, il mandato consente di risolvere questa problematica. Poi magari sul legato digitale ne parlerà l'avvocato Bidana, mi pare, successivamente in maniera più articolata. Ecco, mi sembra di non avere più tanto tempo a disposizione, sarò velocissimo. Su un'ultima cosa, attenzione, perché la consegna delle credenziali a quello che sarà un domani un erede ha un conto. Se io invece sono una persona che magari è separato, convivo con un'altra persona e questa persona non è un erede legittimo o non è richiamato nel testamento, può esserci non necessariamente un erede, per intenderci, non equivale una nomina d'erede la consegna a questa persona di queste credenziali. Quindi quando questa persona un domani le dovesse utilizzare pro domo sua, cioè
ci possono essere anche delle problematiche di natura penale. Quindi nella sintesi, testamento sì, può essere olografo, può essere pubblico, credenzia, dati, informazioni, capiamo bene di che cosa si tratta, se hanno contenuto patrimoniale o se hanno contenuto non patrimoniale, cioè natura personale e familiare, e il consiglio pratico è quello di porre queste informazioni in un documento a parte da non mettere nel testamento, perché anche il fatto di indicare magari un esecutore testamentario, non dimentichiamo che l'esecutore testamentario potrebbe non accettare. Io credo che in questi casi, laddove non si ha un professionista di assoluta fiducia, in questo senso credo che la figura della fiduciaria possa essere ideale nel essere destinataria di un mandato di questo tipo, perché avremmo anche in ragione proprio della struttura istituzionale della fiduciaria una certa continuità, no? E un riferimento molto preciso in casi di questo tipo.